una cosa che spesso mi chiedono è: ma io posso mettere il quadro qui, posso mettere il contatore di produzione qua? Allora, vediamo un attimo dov'è che si può ubicare il contatore di produzione. Innanzitutto, quando è che serve questo contatore di produzione? Serve per i nuovi impianti. Facciamo un nuovo impianto fotovoltaico, gli dobbiamo mettere il contatore di produzione. Serve per gli ampliamenti degli impianti, anche se abbiamo un impianto non incentivato, cioè noi abbiamo un ampliamento non incentivato di un impianto incentivato. Ci vuole il contatore di produzione per l'ampliamento non incentivato. Ok? Può essere necessario per l'inserimento dei sistemi di accumulo quando abbiamo, ad esempio, il quinto conto energia. Vi ricordate che l'abbiamo visto prima? Quindi quei casi lì che dobbiamo cercare di evitare, che così andiamo con un filo di gas. Quando è che non serve? Se abbiamo degli impianti inferiori a un kilowatt, potremmo non metterlo. Questa che vi faccio vedere è una mail ricevuta da Enel che dice: contatore lo vogliamo tra 0,6 e 2 metri, attenzione, non lo mettete in un punto che è raggiungibile solo tramite scale estraibile, non mettetelo in quei punti un po' particolari, non lo vogliamo dentro le cantine che ci può essere l'allagamento, non lo vogliamo nelle centrali a termica a gas, perché il gas e la corrente non vanno tanto d'accordo. Quindi, scale di questo tipo. Si raggiunge il locale con una scala di questo tipo, il contatore di produzione, non metteteglielo. Cioè, nella realtà dei fatti, sapete, dipende chi viene. Magari viene quello che glielo mette ugualmente, che lo laccia ugualmente, però se viene quello che c'ha la tigna, magari la sera prima. Lo so, però fate attenzione perché se gli gira, magari la sera prima non gliela ha data la moglie, girato male, non ve lo monta. Bravo, bravo. Una centrale termica a gas? Non lo vogliono, non lo vogliono. Attenzione, se avete la classica pompa di calore, non c'è il gas, va bene, si può mettere. Ma se c'è il gas, non ci può essere il contatore di produzione del fotovoltaico, dell'eolico, della fonte di produzione di energia rinnovabile che dovete andare a installare. Neanche sotto i 35 kW, proprio è una, questa qui non è una norma CEI. No, questa è una disposizione del distributore, tendenzialmente di e-distribuzione, ma credo che gli altri distributori più o meno seguono questa prassi. Okay? Basta che ci sia il gas. Basta che ci sia il gas, indipendentemente dalla potenzialità termica. Okay? Io mi ricordo una volta, voi vi ricordate quando c'era il conto energia? Che c'era della gente, no, che faceva un po' i furbi, non avevano ancora finito l'impianto fotovoltaico, chiamavano e-distribuzione per venirla ad allacciare e magari loro arrivavano, mancavano i pannelli, mancava della roba. Noi una volta abbiamo fatto questo impianto, non c'erano già più gli incentivi, c'erano già più. Abbiamo fatto questo impianto fotovoltaico nel giardino di uno, un privato, e questo qui si è fatto la struttura con i pali innocenti. Prendi? Perché lui voleva fare con i pali innocenti. Oh, è arrivato quello di Enel, non ci voleva lasciare l'impianto. Mi sono dovuto incazzare, ho dovuto chiamare il responsabile in ufficio perché secondo lui era una struttura provvisoria e non voleva lasciarlo. Quindi tutte le volte ci tocca sempre litigare anche con la burocrazia per far valere i nostri diritti, però siamo in Italia, funziona così. Cerchiamo di. Vabbè. L'inverter, ragazzi, i quadri. Il cablaggio, eccetera, sono soggetti a qualche limitazione da parte del distributore? No! Loro non devono venire a romperci le scatole! Se io l'inverter lo voglio mettere in soffitta, lo metto in soffitta. Se lo voglio mettere in cantina, lo metto in cantina. Loro hanno diritto di parola solo sul contatore di produzione. O vabbè, il contatore di scambio, che vabbè, sappiamo dov'è. Aspetta, vieni qua. Palla nella palla, vai. Questi signori cosa non possono contestare, diciamo, nell'installazione del contatore di scambio? Loro nel contatore di produzione e nel Produzione. contatore di scambio possono andare a contestare qualsiasi cosa, mettiamo questa slide che è più bella, possono andare a contestare qualsiasi cosa che non è stata fatta secondo le norme CEI 021. Esempio, quanti cavi si possono collegare nel morsetto del contatore? Uno. Se abbiamo due cavi dentro
lo stesso morsetto, loro potrebbero contestarlo. A noi ci è capitato una volta la sfiga, noi abbiamo tutte le sfighe, a noi ci è capitato quello che ce l'ha contestato e quindi l'elettricista ha dovuto fare la modifica lì per evitare di avere questa problematica. Basta. No, basta, dopo ti può contestare l'altezza, ti può contestare che è messo in un locale dove non ci deve stare, eccetera, eccetera. Okay. Tutte le cose che riguardano, tirate la palla là dietro senza ammazzare nessuno. Ma il contatore di produzione si può mettere anche a un'altra parte, non vicino al fotovoltaico? L'ideale sarebbe metterlo vicino all'inverter, però tu lo puoi mettere da un'altra parte. Cioè, ma anche a distanza di 10 metri, 15 metri, 20 metri? La norma suggerisce di tenerlo vicino all'inverter, ma noi impiantisticamente basta che lo mettiamo con tutte le sue adeguate protezioni e poi siamo a posto. Ah, ok. Passate la palla. Nelle prescrizioni che mi ha mandato la Daniela un po' di tempo fa, c'è scritto che è consigliato comunque di metterlo in prossimità dell'inverter. Sì, sì. Non è obbligatorio, no, consigliato, consigliato. Non evitare, se è possibile, rotture di scatole, sarebbe meglio farlo. E vi aggiungo un'altra cosa. Metteteci sempre tra l'inverter e il contatore di produzione un dispositivo di sezionamento, a meno che l'inverter non ce l'abbia a bordo, ok? Però potrebbero rompervi le balle se per caso non glielo mettete. Un sezionatore tra l'inverter e il contatore di produzione. Un sezionatore, un magneto termico, quello che volete, ragazzi. Deve esserci un dispositivo di sezionamento che permetta a loro di aprire il contatore senza corrente. Quindi questa cosa va sia a monte che a valle. Però a monte magari abbiamo il nostro quadro. Però se non è lì, è lo stesso se non è lì. Scusa. Andranno a dove devono andare. Ancora. Sali a lui. Mettetevi vicino quest'altra volta. Per collegarmi al discorso dei due sezionatori magnetotermico o quant'altro, dal momento in cui c'hai il quadretto sotto, sopra gli, dal momento in cui ci metti sotto il quadretto, sopra gli metti automaticamente anche il contatore, quindi viene anche comodo il montaggio. Certo, l'importante è che ci mettiate questi dispositivi di sezionamento, che non devono essere per forza dei sezionatori, possono essere portafusibili, possono essere magnetotermici, l'importante è che ce li mettiate. Non è richiesta la prova, l'importante è che sezionano. Esatto. E quando viene ad attivare il contatore LEN di quello di produzione, comunque gli viene fornito anche lo schema elettrico dell'impianto? No, lo schema elettrico gli si invia prima. Esatto, gli viene fornito, prima, nell'invio della richiesta, ecco. Certo. E loro possono verificare se corrisponde. Possono verificarlo, ma in genere, per la mia esperienza, ci guardano un tanto al chilo. Io faccio un sacco di allacci, un sacco, quindi l'unica volta che ci ha guardato, la ditta che aveva installato non aveva messo il magnetotermico, ma aveva messo un differenziale. Nel progetto c'era due magnetotermici da 32, quello che ti avevo fatto vedere prima. Ah, okay. E aveva messo un differenziale. E quindi gliel'hanno contestato? L'hanno contestato. Sono dovuto andare Hanno guardato, ogni tanto fa le cose per bene. L'unica volta che... Ehi, chi è che la voleva qua? Prima ha alzato la mano qualcuno, no? Vabbè.